Matteo, ci senti? Mi Ciao! vedi? Sì, voi mi sentite? Ti faccio salutare dalla piazza Gracchi di Sala Consilina. Non so se sente l'applauso. Si sente, Ah, mi molto vedi? chiaro. Wow, Come Madonna, stai? sembra. Sai i collegamenti terra-luna, queste cose sorprendenti? In realtà io sto solo a Roma, cioè, nel senso, non è così. Pazzesco. No, ma infatti ti vediamo abbastanza pallido, un po' di mare, non l'hai visto proprio? No, quello so io che so così, cioè, No, metto ma anche io versione ti capisco. 50, sai, tipo i bambini, per No, ma anche mantenerli io bello ti e capisco, giovane. ti capisco. Come stai? Bene, tutto a posto, tutto procede. Voi lì come va? No, bene, pensavamo che arrivava una burrasca e saltava la serata, invece devo dire, a parte il venticello fresco, però tutto bene. Venticello. E venticello, sì, era molto bello come termine. Io ne approfitto per ringraziare un'amica tua, che è Eugenia Sorgente, che ci ha permesso di ospitarti qui questa sera. Abbiamo scritto un'intervista insieme che ti faremo e quindi volevo chiedere un applauso ad Eugenia che ci ha permesso di conoscerti. A noi ci fa veramente tanto, tanto piacere. Allora, Matteo, ti chiamo Matteo perché chiamarti cane secco, ti giuro, mi viene Beh, sì. troppo. Infatti, mi è tornato. Forse sì, essere chiamato cane non era proprio la Ecco cosa per più questo, quindi ti giusta. chiamo Matteo. Abbiamo vissuto un periodo molto particolare che ha annientato un po' quelli che sono i rapporti umani, quindi ci siamo rifugiati in quella che viene chiamata appunto la realtà virtuale. Abbiamo cercato di tenere queste distanze allontane grazie ai mezzi, ai social e questi vari mezzi tecnologici. Ma dietro a questi contenuti multimediali, come nel caso tuo di YouTube, ci sono delle persone come te che creano questi contenuti. E la domanda che ti volevo fare è: cosa ti spinge a te a continuare a creare questi contenuti multimediali su YouTube? Ma in questo periodo vi siete spostati tu e la Slim Dogs anche su canali come Twitch. Cosa ti spinge? Cosa vi spinge? Allora, intanto io il mio lavoro è essere un videomaker, quindi trasformare delle idee in immagini e con la Slim Dogs, che è la mia società di produzioni di contenuti audiovisivi e comunicazione digitale, passiamo tutta la nostra esistenza a fare proprio questo lavoro, cioè prendere dei concetti e farli diventare delle immagini, delle robe che poi la gente può fruire tramite YouTube, tramite le reti televisive tradizionali, insomma, tramite vari mezzi di fruizione. L'idea è che ci sia sempre una storia da raccontare e anche la pandemia, anzi soprattutto la pandemia, è una storia da raccontare, una storia da vivere. Quindi, per quanto sia difficile, perché in un periodo in cui sei costretto a stare chiuso in casa, come è stata la quarantena, speriamo che non si ripeta, perché mannaggia, noi abbiamo sentito la necessità di raccontarlo sotto tanti punti di vista. Quindi io in prima persona, come creatore di contenuti su YouTube, mi sono preso la telecamerina e mi sono messo lì a filmare quello che era la mia realtà in casa. Io vivo da solo, sto dentro un appartamento da 60 metri quadri che può diventare anche una cella della follia. E invece anche grazie ai video e grazie al contatto con le persone l'ho resa meno una cella di pazzia. E quindi la prima spinta che ho avuto nel creare contenuti durante questo periodo era per non impazzire, è stato il primo pensiero. Poi per cercare di ampliare la comunità che già c'era prima della pandemia e che durante questo periodo strano si è unita tantissimo. E con la Slim Dogs invece noi normalmente il nostro vero lavoro è fare produzione di audiovisivi anche per terzi, per brand come può essere Conad, come può essere Pringles, come può essere insomma ActionAid, cose che hanno bisogno di video e in più produciamo dei contenuti per noi stessi e abbiamo in questo periodo sfruttato tantissimo la piattaforma di Twitch che serve a fare streaming live di cose in diretta. E abbiamo creato dei format modificando alcuni nostri altri format che già esistevano per renderli fattibili ognuno da casa propria. E la cosa strana è che adesso che ci si può rivedere, alcuni format sono rimasti ognuno da casa propria perché hanno preso proprio quell'identità, quell'imprinting della solitudine, che in realtà non è solitudine in quel caso, ma è proprio ognuno dal proprio guscio parla delle proprie idee. E Questo è. invece, ritornando sempre dall'altra parte dello schermo, quindi dal pubblico, sembra una domanda abbastanza scontata, forse per anche gli anni in cui viviamo, ma perché una persona dovrebbe usufruire di questi prodotti del web? Quali sono questi vantaggi ad oggi? Ma la cosa secondo me che rende unico un video sul web, e per web non intendo Netflix, perché anche se Netflix cammina, o Prime Video, Disney Plus, camminano sulla rete internet, però sono tradizionali, sono metodi come può essere la televisione, i canali on demand, insomma. Sono prodotti di fascia altissima. Invece quel prodotto intermedio che può essere un creatore di contenuti su YouTube ha
quella marcia in più o quella diversità del poter avere un contatto con gli utenti. Quindi tu puoi creare un contenuto insieme alle persone che poi vedono quel contenuto. Esempio pratico, anni fa ci siamo accorti che la gente ci mandava dei regali, ci mandavano delle cose, cioè tipo un tizio ci ha mandato 10 kg di pasta perché ha visto che mangiavamo sempre fusilli, ha detto: "Vi mando gli spaghetti, i rigatoni e che ne so, altra pasta". E quella cosa ci ha fatto scattare un pensiero, abbiamo detto: "Vedi che fico, non c'è solo il contatto sui commenti, c'è anche un contatto proprio materiale". E quindi abbiamo messo su una sorta di Natale improvvisato tra gli utenti e dei nonni virtuali. Cioè noi abbiamo connesso delle persone a caso facendoci mandare dei regali dagli utenti per dei nonni immaginari, cioè che loro non conoscevano, e noi poi abbiamo portato questi regali in centri anziani, in reparti d'ospedale, la famosa marcia in più che può avere il web, cioè si connette al mondo reale, mette in connessione, i protagonisti diventano anche quelli che vedono il video. E io lì, vabbè, nel senso, poi stavo, ero distrutto dentro, perché era una cosa che mi aveva proprio squagliato il cuore in senso positivo. Comunque devi scendere qua perché, cioè, secondo me la prima cosa che ti direbbero è che stai un po' sciupato, nel senso che sei un po'... devo mangiare. Sì, a parte che della pasta, ma ti arriva un pacco da giù che vedrai. Il famoso pacco da giù, verrò. Abbiamo citato appunto i nonni, ma una domanda che adesso mi viene da farti. Tu che ormai sei da YouTube da tanti anni, avevi 16 anni quando hai fondato il canale YouTube, giusto? Molto vero. E che contenuti consiglieresti? Non so, noi abbiamo un pubblico con una fascia d'età molto larga, signori anziani, bimbi, ragazzi. Che contenuti consiglieresti ad ognuno di loro? Ma allora, io sono atipico come utente del web, perché per esempio sono appassionato di bricolage. Beh, me la butto lì. E tra i canali che seguo c'è Stefano il falegname, nome piuttosto didascalico che fa capire che cos'è. Ed è questo tizio, questo falegname, che poi ho conosciuto di persona, perché ovviamente da mega fan ho colto subito l'occasione di incontrarlo. E lui, in quanto falegname, fa tutorial di falegnameria sul web. Quindi, per esempio, mi immagino il padre di famiglia appassionato di bricolage, che su YouTube di solito l'ha un po' schifato perché ha detto: "Beh, su YouTube ci stanno solo le cose per i ragazzini". No, c'è anche Stefano il falegname, che è pazzesco perché fa tutta roba, ti fa vedere come metti i tasselli nel legno, come unire con le spine. Io, oh, ma siamo pazzi, io divento matto quando vedo sta roba. E ovviamente accettare che sul web ci possono essere tanti contenuti per tutti i tipi di passioni ci dà la prima marcia per trovare i contenuti che poi ci piacciono. Quindi secondo me scoprire delle piccole nicchie del web è la chiave per usarlo bene. Io so che te ti stai appassionando al bricolage, ho visto qualche video tuo e ti volevo chiedere come sta andando a te il bricolage in terrazzo. No, bene, beh, molto bene, grazie della domanda. Ho costruito per ora un divano con i pallet e mi ha dato molta soddisfazione. Ci ho fatto anche un video, ovviamente, perché io quando faccio qualcosa poi ci faccio un video sopra. E i pallet, per me la chiave sono i pallet. Mo ho costruito tutta una gabbia per metterci una struttura per metterci delle piante di fragole, rampicanti. Io mi sto sentendo male. Domanda più che legittima, comodo? Divano? Sì. Comodo, perché ho studiato con attenzione, passando per tanti divani di pallet di amici che erano sempre un po' troppo dritti, troppo bassi, troppo alti. Ho fatto proprio tutti i test del caso, l'ho creato dell'altezza che mi piace proprio a me, con l'inclinazione dello schienale, quei gradi che io gradisco, quindi c'è stato tanto studio dietro. Bellissimo. Invece come contenuti, per esempio, sempre sul web, da consigliare a una famiglia che per una sera non vuole vedere un contenuto su Netflix o Disney Plus, cosa consiglieresti? Sono mondi diversi, ovviamente, perché Netflix e Disney Plus o Prime Video hanno dei prodotti che sono pensati per essere fruiti dal televisore, dal telecomando, che tu stai lì, lo metti, ti vedi quel film, fine della storia. Io, più che consigliare dei canali, forse mi sento di consigliare ai nuclei familiari dove c'è papà e mamma che magari vedono YouTube un po' come, vabbè, è una roba che perde tempo, di farsi consigliare dai figli che cosa vedere, perché è la prima volta, secondo me, nella storia della comunicazione che le generazioni più piccole, più giovani, hanno una conoscenza molto maggiore del mezzo rispetto agli adulti. E quindi di non guardare in maniera un po' snob e schifettosa questo strano mondo dell'internet e provare ad affacciarci, sì. Poi magari uno dice: "Guarda, no, non mi piace", però provare a farsi consigliare dai più giovani. Secondo te, dopo la pandemia, anzi no, secondo te, tu l'hai vissuto in prima persona, la cosa che ti sto per chiedere è: com'è cambiata la creazione di questi prodotti
di questi prodotti, la creazione di questi lavori che tu stai facendo? È cambiata? Sì. Sì. Cioè, ovviamente ci sono stati... dici, aspetta, non ti ho sentito. Come è cambiata la creazione di questi prodotti? Allora, non è che sia cambiato il modo di creare i contenuti. Per un periodo sono cambiati i contenuti. Cioè, c'è stata una necessità ovvia da parte di chi crea questi contenuti di adattarsi alla realtà che stavamo vivendo. Cioè, la pandemia l'abbiamo vissuta tutti, quella fetta in cui eravamo chiusi in casa. E io, per esempio, ti posso dire, da videomaker avevo questa voglia infinita di vedere la mia città, che è Roma, nel momento in cui era completamente deserta. Non si poteva fare, come comune mortale che va in giro e si fa una passeggiata, perché era proprio sbagliato, ed è arrivata questa grazia dal cielo di un lavoro per una testata giornalistica in cui mi hanno chiesto di filmare delle parti di Roma. Quindi io avevo questo foglio del potere, della forza, della beltà, che potevo andare in giro e filmare la mia città deserta. Quindi per me quello è stata un'occasione unica di creare dei contenuti che spero di non poter mai più ricreare, perché è stato anche abbastanza agghiacciante vederla completamente deserta. E lì, per esempio, in quel caso io ho provato a creare dei contenuti comunque a braccetto con le persone che ci seguono, quindi mi sono fatto suggerire dalle persone cosa filmare di Roma, cioè cosa gli mancava di Roma, alle persone che erano di Roma e anche persone, anche turisti di Roma. E unendo dei video delle persone e del mio tour per la città, abbiamo creato questo strano giro turistico tutti insieme per la città di Roma. Quindi questo è il mio punto di vista di come è cambiato in quel momento la creazione dei contenuti. Però poi, appena è finita la quarantena, è un po' tutto tornato lentamente alla normalità. Alcune cose non le posso ancora fare, non le possiamo ancora fare, per esempio i set. Il mondo del set è fatto di tante persone, ci sono 20, 25, 30 persone su un set, perché ci sta il truccatore, lo scenografo, gli assistenti, i runner, il direttore della fotografia, gli elettricisti, bla bla bla. Nel momento in cui tu non puoi avere tutte queste persone sul set, devi rivederlo, devi ricostruirlo, devi ricreare un nuovo tipo di set. Quindi questo è un elemento che è cambiato tanto da produttore di video, da creatore di video. Però speriamo che presto si torni a essere delle grandi famiglie che fanno caciara sul set, perché poi quello è il bello dei set, la caciara. Domanda delle domande. Come si guadagna sul web? È davvero facile, come dicono le influencer su Instagram? Infatti, vedi, guarda, sono miliardario, questa maglietta è fatta di banconote. No, allora, in questo momento, secondo me, chi ha una visibilità su internet c'ha una grande responsabilità, io me la sento addosso tantissimo, cioè di non raccontare un mondo immaginario, finto e stereotipato, che poi è pericoloso per chi non conosce questo mondo. Cioè l'influencer o la influencer di turno che sta tutto il giorno a postare foto di loro bellissimi, tutti senza sudore, sullo yacht, fichissimi, che lanciano banconote nell'oceano, o che sono sempre sorridenti, non hanno mai un mal di testa, un dolore, non gli erode mai per niente, quella è una cosa che fa male. Perché è proprio un creare un immaginario che poi chiunque li osserva dice: ma scusa, perché io che problema c'ho che non sono felice come te? Cioè, so, hai soldi? È che sei nato bellissimo? Qual è la questione? Che tu sei felice e io no? Oppure io sono semplicemente normale? Allora, da creatore di contenuti uno deve ricordarsi sempre che è importante raccontare tutto, tra cui io spesso provo anche a spiegare come funziona questo meccanismo del guadagnare i soldi tramite l'internet. È molto facile, è un qualsiasi lavoro, quindi se tu oggi fai un video che è in collaborazione con quelli che producono questo telefono, tu racconti alle persone che, visto che ti occupi di tecnologie, parlerai di questo telefono e ne parlerai, si spera, in modo sincero. A quel punto è come quando vedi la pubblicità in televisione, è lo stesso concetto. Ci sono tanti modi di guadagnare dal web. Il modo più facile è quello di legarsi a delle realtà, a dei brand. Non sempre ci si lega a dei brand per motivi economici, ma ogni tanto ci si lega a dei brand anche per motivi proprio di ideologia, di pensiero. Io ti dico, la realtà con cui sono stato più contento di collaborare è ActionAid, si occupano di adozioni a distanza, e quando giravo dei video per loro io poi mi rendevo proprio conto che non era una roba fine a se stessa, non era solo un lavoro con cui guadagni dei soldi, ma era una roba che poi portava dei risultati molto fichi. Cioè, che venivano costruite scuole, per dire, venivano costruite pezzi di strade, fontane dell'acqua per far bere le famiglie, cioè proprio una cosa che dici: ah, vedi, allora ho fatto bene a fare videomaker. Quindi non credo ci sia la formula magica per spiegare come si guadagna dall'internet, ma è come chiedere a un imprenditore come fai a fare soldi. Cioè, nel senso, ci sono tantissimi modi, e internet è visibilità. Chi dà dei soldi spesso cerca la visibilità. Matteo, noi staremo
Ora è veramente a parlare con te. Ho la voce di Franco Matano nella testa che mi fa come si bellino, come fa così. L'avevo proprio nella testa. E noi ti aspettiamo qui. Puoi mangiare anche un poco, dato ho capito che a livello di pasta ci siamo, ma non solo. E noi ti ringraziamo ancora. È stato un piacere conoscerti e parlare con te. Grazie mille, Matteo. Signore e signori, Matteo Bruno, cane secco.